Tecne. Bentornati a Tecne. Oggi siamo in una puntata super speciale perché in realtà, come vedete, sono rientrata nello studio di registrazione di Radioattiva e quindi passo dopo passo, puntata dopo puntata, sto recuperando il rapporto con la radio. In realtà purtroppo registriamo ancora online perché il personale, ancora non siamo rientrati tutti in azienda, abbiamo scelto in questo momento ancora di mantenere ecco anche gli ingressi in ufficio centellinati, però per una questione proprio di affezione nei confronti di questo studio oggi ho voluto tornare qui. Oggi parliamo, recuperiamo un tema che abbiamo già trattato, che mette insieme l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, l'innovazione tecnologica con il mondo HR. E in particolare qui con me un ospite che ringrazio e saluto, Matteo Cocciardo. Grazie, ciao Giulia, grazie a te. Allora, Matteo è CEO e fondatore dell'azienda Interview Web, un'azienda che si occupa per l'appunto è una tech company che si occupa di piattaforme realizzate e customizzate per il mondo HR. E quindi ci ritroviamo di nuovo a confrontarci con un tema che è quello sicuramente di a che punto siamo nel mondo HR rispetto all'introduzione delle nuove tecnologie, e in questo Matteo ci darà una mano perché nel 2018 ha addirittura fondato un osservatorio per capire, analizzare, in qualche modo restituire un feedback rispetto all'introduzione delle nuove tecnologie nei processi HR. In particolare mi interessa molto parlare con Matteo di una piattaforma che si chiama InRecruiting, se non erro, corretto, che segue tutto il processo di recruiting e poi ci spiegherà Matteo fino a che punto arriva la piattaforma. E, Matteo, ti lascio la parola, ti chiedo rispetto... io so che tu vieni da un trascorso, da studi completamente diversi diciamo, gli studi canonici che si fanno nel mondo HR, quindi sei un ingegnere gestionale. E in Corretto. Che modo sei arrivato a dare il tuo contributo al mondo HR? Allora, è una storia un po' particolare. Come dicevi giustamente tu, io sono ingegnere gestionale, mi sono laureato al Politecnico di Torino. Durante i miei percorsi di studi non pensavo di occuparmi di HR ed effettivamente non sono un HR, cioè mi occupo di fornire tecnologia alle risorse umane, quindi ho utilizzato quelle che erano le mie passioni per la tecnologia e le competenze degli studi ingegneristici per mettere a fattore comune del settore delle risorse umane. Sono arrivato un po' per caso, cerco di raccontarlo brevemente, ma può essere utile per capire un po' questa storia. Durante lo studio al Politecnico di Torino, al secondo anno ero entrato a far parte di un'associazione studentesca, dei network delle Junior Enterprise, che sono delle piccole società di consulenza che operano a livello universitario. E a quei tempi l'associazione del Politecnico si occupava di organizzare un Career Day, quindi l'attività principale era le classiche fiere di lavoro. Ne organizzava una che si chiamava Carriera e Futuro, che era il secondo. Siamo al 2003-2004, quindi stiamo parlando di moltissimi, ormai quasi 20 anni fa. Quindi organizzava uno dei principali career day a livello italiano per numero di partecipanti e io sono entrato nell'associazione, mi occupavo quindi di vendere servizi di recruiting alle aziende in quel contesto. Quindi mi sono appassionato anno per anno un po' al settore delle risorse umane, vendendo servizi di placement, collaborando anche con l'università, quindi con il Politecnico di Torino, e poi appassionandomi anche all'utilizzo della tecnologia per le risorse umane, perché avevo realizzato una business game competition, quindi una competizione di impresa basata su un software che simulava la gestione di un'impresa su 5 settimane, che poteva consentire quindi agli HR di osservare i candidati durante la presa di decisione per questo business game. E quindi avevo visto, sperimentato come l'utilizzo di tecnologie in fase di selezione permettesse di avere un altro punto di osservazione del candidato. Matteo, oggi si parla tanto di social recruitment, partendo dal presupposto che sul web esistono delle community di persone che si confrontano e, perché no, il mondo HR
approcciando, non già in fase di selezione, ma approcciando al mondo delle community, lanciando come uno storytelling, ecco, delle challenge e quant'altro, riesce probabilmente a intercettare degli interessi e quindi poi la selezione si innesta in un terreno che è già arato, in cui l'azienda ha già avuto modo di farsi conoscere. A parer tuo, che hai una grande visibilità, immagino, no, sulle aziende in questo momento rispetto all'utilizzo meno di innovazione, sia tecnologica che proprio di approccio con il candidato, come siamo messi in Italia? Fammi anche un po' la differenza tra magari medie e grandi aziende multinazionali che sicuramente hanno un approccio diverso. Allora, rapidamente negli ultimi anni è cambiato molto l'approccio da parte anche del mercato italiano verso il digital recruiting, più che social recruiting, perché ormai il recruiting puoi farlo anche su canali WhatsApp, Slack, o quindi non del tutto per forza social, ma anche con community digitali. E cito anche appunto alcuni libri del settore, l'ultimo quello di Silvia Zanella, che è Digital Recruiter, proprio per spiegare come l'utilizzo del digitale può aiutare il recruiting sia nel sfruttare il proprio personal branding, quindi per attrarre candidati sui propri network, sia lato candidato come ovviamente sfruttare alcune leve per farsi notare dai selezionatori. Devo dire che certamente è cambiato molto in positivo anche in Italia, per quanto non siamo magari all'avanguardia rispetto ad altri mercati più consueti come il mercato anglosassone, dove ovviamente la tecnologia è in utilizzo da moltissimi anni. Però c'è una differenza tra ovviamente piccole e medie imprese e grandi imprese. E la differenza la fanno sostanzialmente il numero di persone che all'interno di queste aziende si occupano di selezione. Se pensiamo a una piccola impresa, è molto probabile che non ci sia un HR, o se c'è, si occupa di tutto, dall'amministrazione del personale alla selezione. Quindi, o per mancanza di tempo, o per mancanza di competenze, ma soprattutto per mancanza di budget, molto spesso non ha la stessa capacità attrattiva di utilizzare molteplici canali per farsi conoscere, a parte eccezioni dove veramente ci sono persone illuminate, competenti o dove il brand è molto forte e quindi riescono in ogni caso a farsi notare. Le grandi aziende, viceversa, sì, hanno più facilità di accesso perché hanno persone e team strutturati, ma ovviamente competono su mercati molto diversi, quindi magari non anche solo locali, ma mercati internazionali, quindi la difficoltà che c'è e di riuscire a dialogare in maniera corretta con la popolazione, con il target di candidati che si vuole raggiungere, che non è per forza quello italiano, ma quello internazionale. E quindi necessariamente bisogna, intanto, comprendere a chi vuoi rivolgere la tua comunicazione di recruiting, capito qual è la tua popolazione target, quindi la tua candidate persona, si vanno poi a scovare quelli che sono gli strumenti tecnologici o i canali digitali più corretti da utilizzare, e anche il linguaggio da applicare, perché posso utilizzare un linguaggio molto informale o molto formale, come ben sappiamo, in base all'interlocutore che voglio raggiungere. Ci stiamo Ma comunque. scusami Matteo, è più efficace che lo faccia una persona dello staff o le pagine ufficiali dell'azienda? Come ci si propone in questi canali? Allora, tradizionalmente in realtà parlava solo il sito web aziendale, quindi l'unico mezzo di comunicazione è la pagina Lavora con noi dell'azienda, poi pian piano le pagine su LinkedIn o su altri canali e le job board. Quindi si demandava l'attrazione dei candidati al raccontare su questi canali cosa l'azienda propone a livello di crescita aziendale, di valori, di missione. Recentemente invece si sta, per fortuna, invece mutuando un concetto anglosassone degli ambassador, o dell'employee advocacy, dove si cerca di chiedere ai propri dipendenti, a partire ovviamente dal personale delle risorse umane, ma tutto poi il personale aziendale, di farsi promotore sui social, secondo delle policy che devono essere ovviamente governate dall'azienda, su come comunicare ciò che l'azienda sta facendo, non solo per diffondere offerte di lavoro, ma magari anche per raccontare la giornata tipo di un reparto aziendale, o di quelle che sono le attività extra lavorative che vengono fatte per incentivare ovviamente il team working o il team building. Quindi ci sono tutta una serie di leve che si possono utilizzare che non sono più di pertinenza dell'HR, ma si stanno pian piano spostando al marketing, alla comunicazione e poi a tutte le altre funzioni aziendali. Secondo te, Matteo, c'è il rischio di veicolare un messaggio un po' marchettaro, lasciami passare questo termine, dell'azienda, di veicolare un'immagine dell'azienda, di
come dire, infiocchettarla, e poi il candidato, quando si trova in contatto con l'azienda, ha uno shock perché magari, insomma, si è rappresentato un mondo. Ti è capitato una cosa del genere? Questo è una cosa che purtroppo si tende a fare ed è un grandissimo errore da cercare di non compiere, perché ovviamente mutuando il marketing, visto che il recruiter è praticamente ormai sempre di più una figura cross tra marketing ed HR, mutua alcune strategie di comunicazione dei marketing. Ovviamente così come se noi compriamo un prodotto che ci vendono molto bene a livello comunicativo e poi quando lo compriamo non è soddisfacente perché è fragile, non vale nulla, eccetera. Abbiamo una gestione pessima di quell'immagine, di quel prodotto e quindi dell'azienda che ha proposto dopo un secondo. Allo stesso modo avviene nel processo di selezione. Cioè, se noi ci vendiamo come un'azienda super figa, per utilizzare un termine un po' così Dinamica. formale, dinamica, con grandissimi valori, attenta allo smart working, flessibile, Capito. eccetera, e poi al primo colloquio tutto questo viene disatteso perché non si presentano, sono in ritardo, piuttosto che percepisco che la fotografia dell'ambiente lavorativo che ha messa era di un angolo microscopico rispetto a quella che era la realtà aziendale. Certamente l'impressione che il candidato ha è immediatamente diciamo, negativa, e quindi questo può influenzare anche sul passaparola, perché non è che ho pagato male e quindi ho perso un candidato, che certamente è un danno per l'azienda, ma potenzialmente quel candidato potrà utilizzare dei canali per raccontare la sua esperienza e quindi amplificare la percezione negativa. Facciamo un passo, diciamo, dietro agli algoritmi che utilizza la piattaforma, immagino, per velocizzare le attività di screening, corretto? Si è parlato tanto, si è discusso tanto dei bias cognitivi, dei pregiudizi che sono emersi in casi eclatanti, quello di Amazon che escludeva le donne perché si portava dietro un retaggio che in realtà in parte era vero, che si applicavano alle vacancy di software developer molto più uomini, per cui insomma c'è stata tutta questo grosso polverone. Quanto possiamo fare per ridurre al minimo le distorsioni e i pregiudizi in termini di genere, di razza, di religione e quant'altro nei famosi algoritmi? Allora, quando parliamo di intelligenza artificiale, e quindi a quello a cui tu ti stai riferendo, Giulia, non tutti gli algoritmi, i modelli di intelligenza artificiali hanno implicitamente dei bias, perché magari non trattano dati che contengono informazioni sensibili o informazioni personali che portano a un pregiudizio. Quindi quando parliamo di bias, e al caso che tu hai citato, quello di Amazon, è perché si parla di analisi predittiva, ovvero si addestrano gli algoritmi con dati storici, quindi dati magari dei candidati che abbiamo visto, valutato positivamente o negativamente, che abbiamo assunto, e si allena, quindi si fa un training nella macchina dicendo i migliori candidati sono questi. Ed è ovvio che se alleniamo la macchina dove i migliori candidati che ho dato in pasto erano solo uomini, la macchina, tra virgolette, parte con un pregiudizio che è quello umano, quindi ha già un pregiudizio innato. Quindi la cosa più importante è quando si parla di intelligenza artificiale, si fanno training di dati. È importante pulire a monte un eventuale pregiudizio per far sì che possa essere il più neutra possibile la macchina nel dare delle risposte. Quindi questo ovviamente è una problematica di iniziale, entry level sul tema dell'intelligenza artificiale. Poi ovviamente un'altra tematica dove i bias possono essere eliminati sono nell'andare, ad esempio nel nostro caso specifico su INDA, quindi la nostra soluzione di intelligenza artificiale. Per il tema dello screening, quindi di cui parlavi, attività che permettono di selezionare e ricercare candidati in database, eliminiamo a prescindere tutta una serie di informazioni che automaticamente vengono riconosciute nel CV, come l'età, la nazionalità, il sesso o altre informazioni che possono essere appunto discriminatorie, per far sì che quando io cerco un candidato che abbia una competenza di un linguaggio di programmazione, di una lingua o certe competenze professionali, queste non utilizzino alcuna informazione che possa essere legata appunto all'età, al sesso, alla nazionalità o altre informazioni sensibili. Quindi in questo caso abbiamo, Quindi diciamo, vanno a menzionato valutare solo, solo i punti diciamo, la oggettivi. preparazione Esattamente. universitaria e le esperienze, l'esperienza. Esattamente, esattamente. Quindi certamente alcune macchine e tutti gli strumenti di intelligenza artificiali non sono unbiased, quindi privi di bias, vanno comunque monitorate, il vantaggio è che possono essere, tra virgolette, facilmente poi analizzate e corrette, no? Molto più facilmente di quanto si possa fare in realtà nel condizionare un comportamento umano.
Certo, fare un percorso formativo sulla differenza di genere, per esempio. Ma quindi, per esempio, la mia collega, che qui con me non si vede, aleggia nello studio con una distanza ovviamente di sicurezza, che fa la recruiter principalmente, si sente un po' in pericolo, per queste piattaforme che in qualche modo, possiamo immaginare in parte sostituiscano il lavoro di una recruiter o di un recruiter. È così? No, non vanno a seguire, in realtà permettono al recruiter in realtà di potersi concentrare un po' di più su quelle che sono attività tipiche di un recruiter e quelle a valore aggiunto, che è la relazione con un candidato, la fase di valutazione oggettiva, quindi quelle che sono delle fasi che tipicamente sono sempre sottostimate per mancanza di tempo, no? E che quindi il recruiter non riesce mai a effettuare con un focus specifico, perché spesso si deve occupare di attività ripetitive e routinarie, come ad esempio analizzare i CV avendo poco tempo, piuttosto che rispondere a tutte le mail ricevute, piuttosto che dare un feedback ai candidati, che sono attività fondamentali. Quelle però sì possono essere in qualche modo automatizzate tramite intelligenza artificiale o meno, tramite semplicemente dei software. E in questo caso quindi il recruiter ha la possibilità di avere più elementi estratti dall'intelligenza artificiale come elementi di valutazione e poi utilizzare la propria empatia, la propria esperienza professionale per utilizzare quei dati e prendere delle decisioni. Quindi, secondo me, la risposta è no, non c'è rischio per il recruiter, anzi, potenzialmente c'è più possibilità di fare meglio il proprio mestiere e quindi riuscire a selezionare meglio i candidati di qualità. Un po' come per tutte le professioni, che per concentrarsi in attività come meno routinarie è un po' più, diciamo, di rilevanza, dando Certo. un proprio contributo un po' più ampio. Poi è ovvio che l'intelligenza artificiale, Giulia, va da sé che può essere utilizzata e soprattutto è utilizzata quando ci sono grossi volumi di dati, quindi quando devo veramente riuscire a fare uno screening massivo su migliaia di documenti. Se io ricevo come azienda 3 CV al giorno, non è indispensabile, o magari il rapporto che mi dà la tecnologia non è così alto rispetto a chi riceve 300 o 3.000 CV al giorno a dover analizzare e a poche persone. Quindi va sempre compreso l'utilizzo tecnologico calato sulla realtà aziendale, non è che bisogna In per forza realtà, averlo. secondo me, nasce nel momento in cui si incontra con la tecnologia, quando nasce un'esigenza. Prima è un vedersi calato qualcosa, magari al di là delle nostre possibilità, ostico assolutamente, mi fa perdere tempo. Quando nasce l'esigenza, perché aumenta la mole, di Esatto. lavoro ripetitivo, allora là ci si incontra con la tecnologia, ci si sposa e anzi diventa un vantaggio enorme. E, Certo. alcuni grossi portali social dedicati al mondo dei professionisti hanno già in sé in realtà una sorta di screening di piattaforma che ti crea una pipeline, ti indica già, e hanno già la popolazione, cioè già hanno all'interno una grossa mole di informazioni. In che modo è un competitor? Ovviamente si capisce a chi mi sto riferendo. Rappresenta un competitor, che valore aggiunto ha la vostra piattaforma, alle vostre soluzioni? Ma allora, noi innanzitutto non forniamo un database di candidati alle aziende, non siamo una piattaforma, diciamo, di selezione o una job board. Noi offriamo la tecnologia alle aziende o alle agenzie per il lavoro, ok? Tramite questa tecnologia le aziende si costruiscono la propria banca dati, i propri processi adattati alle proprie esigenze. E il portale di cui tu facevi riferimento, questo grossissimo social, è in teoria un punto di attrazione, un punto sul quale il nostro software è collegato e che quindi permette di automatizzare la pubblicazione degli annunci verso un canale che è altamente qualificato a livello di informazioni verificate, validate, recensite anche da altre persone, che quindi possono aiutare a portarmi poi a casa mia, quindi all'interno del software di recruiting, i dati dei miei candidati. Perché dico che è importante? Perché molto spesso tecnologie social hanno i dati dei candidati, ma poi non consente ovviamente né di gestire la pipeline adattando alle proprie esigenze, ma soprattutto in quel caso lì non sei tu il proprietario del dato, il proprietario del dato è il social network, quindi tu come azienda non detieni alcun dato, viceversa avere una tecnologia proprietaria vuol dire sfruttare i social, sfruttare in senso buono, cioè utilizzare i social network per dare visibilità alle tue selezioni e fare in modo che i candidati poi rispondendo vengano a casa tua, diventino tuoi. E a quel punto io posso chiedere ai candidati,
tutte le informazioni di cui ho bisogno di poter avere per fare una selezione che magari su quei social network la piattaforma non prevede. E rispetto al GDPR, rispetto al GDPR, posso ottenere importante. Il nostro software, diciamo, è GDPR compliant, quindi i nostri clienti, essendo loro i titolari dei dati che raccolgono tramite la nostra tecnologia, sono loro che vanno a definire la data retention, quindi il tempo di conservazione dei dati dei candidati. Questo, diciamo, non c'è un termine specifico del GDPR che dica un anno, due, tre. Dice che la conservazione del dato è commisurato al tipo di trattamento che si fa e alla necessità che si fa. Quindi in ambito, diciamo, aziendale tipicamente viene considerata 1, 2, 3 anni come periodo limite o indicativo. Per agenzie per lavoro il periodo è molto più alto. Però in questo, come dicevi tu, aiuta, perché la tecnologia aiuta a automatizzare la relazione con i candidati, quindi comunicargli quando stanno scadendo i termini di permanenza dei suoi dati all'interno del sistema, gli viene chiesto un aggiornamento automatizzato, consente al candidato stesso di automatizzare l'aggiornamento dei dati o richiedere una cancellazione, quindi il diritto all'oblio. Ha tutta una serie di vantaggi che diversamente l'azienda a livello amministrativo dovrebbe farsene carico in maniera manuale o comunque non compliant. Interessante, molto importante, anche perché delle volte magari si rischia di non rispettare la volontà facendo anche delle cartelle, insomma, in maniera artigianale si rischia di ledere la privacy delle persone che magari dopo un anno e mezzo, 2 anni non hanno più piacere a essere ricontattati. Esatto. Rispetto al il candidato che approccia ad una, diciamo, alla vostra piattaforma, si rende conto, c'è anche, come dire, un approccio con un chatbot, con qualcosa di diciamo un'intelligenza che interagisce oppure no? Allora, ad oggi noi non abbiamo ancora implementato soluzioni di chatbot, ci stiamo lavorando e in realtà in previsione entro fine 2020, quindi entro fine anno i chatbot. Abbiamo già lavorato, è disponibile una soluzione intelligente di aiuto al candidato nella compilazione dei form di registrazione. Sappiamo quanto sia noioso da parte dei candidati che magari nell'arco di una giornata rispondono a 5, 6 o 10 inserzioni, ricompilare manualmente un form che è diverso da azienda ad azienda. E siccome anche il nostro prodotto consente ai nostri clienti di modificare le domande di registrazione da un annuncio ad un altro, quindi ogni azienda può avere diverse tipologie di form, e abbiamo un software che cosa fa? Chiede come prima cosa al candidato di aggregare semplicemente i file CV. C'è un motore ovviamente di name entity recognition, è un motore di intelligenza artificiale, quindi legge automaticamente il curriculum, esatto, riconosce le informazioni dei CV e precompila il form per conto del candidato. Quindi questo che vantaggio ha? Ne ha due, direi almeno. Uno, il vantaggio dei tempi di candidatura, perché li velocizza. Dall'altro, siccome il candidato impiega meno tempo, potenzialmente può spendere più tempo a compilare ulteriori informazioni che solitamente non avrebbe fatto per mancanza di tempo. Quindi anche l'azienda avrà il vantaggio che si può permettere di chiedere più informazioni al candidato rispetto a fargli compilare tutte quante a mano. E se il candidato volesse applicare con un video CV è contemplato nella piattaforma, si sta diffondendo questa modalità che oltretutto trovo interessante quando si compete con tante persone, magari per fare la differenza, per far arrivare già una parte di sé il video CV, comunque una cosa che sta iniziando ad entrare nella nostra mentalità. Lo contempla la piattaforma questa Sì, possibilità? abbiamo integrato delle soluzioni per fare video colloqui sincroni o asincroni, quindi sia in diretta piuttosto che in maniera automatizzata, e che quindi consente poi all'azienda di rivedere quello che è o il video di registrazione che ha fatto il candidato o il video colloquio live con un recruiter per comparare in una fase successiva i candidati stessi. Ti piace? Va bene, non so se sai, insomma, Radioattiva è la radio del gruppo che si occupa di innovazione tecnologica. Noi abbiamo nel nostro DNA, io poi ho le mie derive invece sull'aspetto relazionale, chiaramente legato al territorio ampio della gestione delle risorse umane. Quando queste due cose si incontrano, cioè rispetto, anzi,
la tecnologia a servizio del lavoro che facciamo per scegliere accuratamente i candidati, offrire comunque un servizio alle aziende di attrazione anche di talenti e di selezione adeguata, questo ci fa stare bene. Che competenze dobbiamo maturare noi HR per beneficiare? Secondo te, su che cosa, ecco, che cosa consiglieresti a una giovane esperta, giovane insomma, che si approccia al mondo delle risorse umane con un'ottica e uno sguardo rivolto alle nuove tecnologie? Allora, sicuramente non è più la figura che veniva formata in aula o all'università 10-15 anni fa, come abbiamo detto in questa chiacchierata, il digitale è la chiave di volta anche per le risorse umane. Quindi certamente una propensione all'utilizzo di qualunque tecnologia è fondamentale, perché sempre di meno si utilizzerà la carta e quindi i processi, diciamo, di tradizionali. Soprattutto servono persone che abbiano una competenza anche di comunicazione, non solo verbale, ma anche di comunicazione digitale, quindi intendiamo verso il marketing, perché quando parliamo, e abbiamo un po' dimenticato in questa chiacchierata perché ci sono tantissimi temi di employer branding e di talent attraction, la fase di comunicazione, di storytelling diventa fondamentale, quindi sapersi interfacciare con il marketing o sapere comunicare, quindi scegliere banalmente delle immagini da associare alle proprie vacancy, quindi ai propri annunci di lavoro che parlino per conto dell'azienda, saper utilizzare canali di comunicazione verso i candidati diventa fondamentale. Quindi un po' di IT. Secondo me, con la line, cioè rappresentare Esatto. dei progetti che sono andati a buon fine, rappresentare delle best practice, insomma, la storia dell'azienda fatta di Certo. episodi legati al commerciale, alla line, eccetera. Secondo me dobbiamo imparare un po' a comunicare internamente, a intercettare quello che accade per raccontarlo poi Esatto. in un gioco in cui oramai interno e esterno comunicano di continuo, non c'è più un'azienda. È un esterno, è un territorio aperto. Esatto, no, ma perché infatti HR e marketing sempre di più collaboreranno, nel senso che alla fine i dipendenti sono i clienti dell'HR e i clienti esterni sono i clienti del marketing. Entrambi devono utilizzare delle leve che in alcuni casi si devono per forza mischiare, dobbiamo utilizzare i dipendenti per attrarre i clienti. E quindi sono due funzioni che vanno sempre di più a braccetto, però tenendo in considerazione che l'HR poi deve avere molte altre competenze. Quindi marketing IT, direi anche un po' sempre di più tema legale, privacy, perché abbiamo citato il GDPR. Chi si approccia ad oggi al tema delle risorse umane deve esattamente sapere cosa può e cosa non può fare con un curriculum. Quindi banalmente lasciarlo sul treno, sul un CV stampato su un treno. È una violazione molto grave dei diritti dell'interessato, e quindi anche questo semplice esempio fa capire come negli ultimi 10-15 anni è cambiato tantissimo l'attenzione su questa tematica, e quindi bisogna sicuramente avere anche un approfondimento, un interesse verso temi più legali, quindi più privacy. Va bene, Matteo. Intanto vorrei continuare perché ho tutta una serie di domande anche legate al mondo università e aziende, ecco, questa liaison da cui è nata poi il tuo Sì. amore, la tua professionalità e il tuo percorso. Magari nella prossima intervista che facciamo è un tema che vorrei approfondire per capire a che punto siamo anche rispetto alla comunicazione tra università, ecco, talenti che si stanno formando e richiesta delle aziende, soprattutto nel settore informatico, insomma, si fa un po' fatica a rintracciare candidati e quindi tendiamo molto ad attingere a un po' a pingare l'università, a interfacciarsi, a fare magari dei percorsi che possono essere più in linea anche con le esigenze chiaramente di personale tecnico in ambito informatico. Va bene, magari lo Volentieri, facciamo volentieri. nella prossima intervista. Intanto ti ringrazio per il tuo tempo, è Grazie stato molto Giulia. interessante. Grazie a tutti gli ascoltatori e ovviamente scriveteci contributi@radioattiva.it, seguiteci sui nostri social e alla prossima.